Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo con un'ampia pagina di cronaca e con la maxi operazione dei carabinieri dei NAS di Pescara. I militari hanno sequestrato 6 tonnellate di alimenti, hanno sospeso 2 supermercati e denunciato i titolari. Vediamo. Noi abbiamo fatto dei controlli un po' in tutta la regione proprio per far sì che vengano tutelati anche gli esercenti che lavorano e operano nel rispetto delle regole. Blatte morte ed escrementi di topi sui pavimenti e nei contenitori degli alimenti, venduti sfusi, magazzini fatiscenti con la presenza di insetti, sono alcune delle irregolarità che hanno portato i carabinieri del NAS Abruzzo di Pescara a sequestrare circa 6 tonnellate di alimenti in un deposito di generi alimentari a servizio di un discount nel Chietino di un supermercato nella Piana del Fucino. Le attività, che complessivamente avevano un giro d'affari di 2 milioni di euro, sono state sospese e denunciati i titolari per reati contro la salute pubblica, mentre i militari hanno elevato circa 20.000 euro di sanzioni amministrative e segnalato 8 persone all'autorità sanitaria amministrativa. Di fronte a delle situazioni gravi è logico che vengano intrapresi dei provvedimenti e quindi si adottino questi provvedimenti così severi. L'operazione, a cui ha collaborato anche il personale della ASL, rientra nella serie di controlli nei principali supermercati e nelle aziende produttrici di conserve alimentari della regione. Controlli tesi a verificare il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie non soltanto nei punti vendita ma anche nei magazzini annessi a negozi e a supermercati, e proprio da queste ispezioni estese anche alle pertinenze abbiamo dovuto in un certo senso stigmatizzare alcune situazioni gravi che comportavano addirittura un cattivo stato di conservazione di alimenti sia secchi che anche freschi, e per questo sono scaduti dei sequestri sanitari e penali di oltre 6 tonnellate di alimenti, di cibi. Rapina questa mattina alle poste di via Montefaito a Pescara, in zona ospedale. In azione all'orario di apertura dell'ufficio, due uomini con il volto coperto che, dopo aver minacciato il personale con una pistola, sono riusciti a fuggire con circa 240.000 euro. I due sarebbero entrati dopo aver scardinato una finestra sul retro e, secondo le prime informazioni, avrebbero atteso i dipendenti all'interno. Secondo le testimonianze raccolte, si sarebbero espressi con accento meridionale. La fuga è avvenuta a bordo di un Audi A3 in direzione Spoltore. Il veicolo è poi risultato rubato. Non è escluso che ad aspettarli nell'auto ci fosse un complice. Sul posto è intervenuta la polizia con la squadra volante, mobile e scientifica per tutti gli accertamenti. L'azione è stata fulminea. Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dalla visione di alcune telecamere. E ora cambiamo pagina, ci occupiamo del nuovo ospedale di Chieti, che è al centro delle polemiche tra maggioranza e opposizione in regione. Forza Italia contesta il project financing presentato dalla società Maltauro, mentre il presidente della regione D'Alfonso continua a ribadire che ci sarà il massimo rispetto delle regole e delle procedure. Vediamo. L'opposizione aveva contestato solo 2 giorni fa il piano previsto dal project financing presentato dalla Maltauro per la realizzazione del nuovo ospedale di Chieti. Un centro commerciale con 28 negozi, nessun nuovo posto letto, nessuna nuova unità operativa aggiuntiva e una spesa che avrebbe legato la regione Abruzzo per 30 anni a quella società. Inoltre, secondo il consigliere di Forza Italia, Mauro Febo, a rischio sarebbero stati anche i posti di lavoro attualmente occupati, destinati a finire in mano alle cooperative. A rispondere oggi in una conferenza congiunta sono il governatore d'Abruzzo Luciano D'Alfonso e l'assessore alla sanità Silvio Paolucci. Che la procedura riguardante Chieti è una procedura fortemente voluta dall'ordinamento, noi andremo fino in fondo nel senso di tutte le verifiche che l'ordinamento contempla, poiché non abbiamo in odio l'iniziativa del privato e abbiamo a forte livello di passione che quella cittadella ospedaliera rinasca con tutti i comfort, gli standard di utilizzo della tecnologia e le certezze di qualità per il cittadino paziente. Poi personalmente ho una cultura liberale, iperliberale, dove è possibile mi voglio trovare dall'altra parte un imprenditore che, rispettando tutte le regole, partecipi competitivamente a risolvere i problemi della pubblica amministrazione. Saremo implacabili anche nella lettura puntuale dell'ultimo miglio,
però definita la lettura puntuale dell'ultimo miglio, stabilito l'interesse, si farà la gara d'appalto e chi farà la migliore offerta si aggiudica l'opera. Per cui su questo involontariamente sono state dette e trascritte inesattezze che non trovano corrispondenza nell'ordinamento. Un'altra questione che è stata posta all'attenzione dall'opposizione è il fatto che non ci siano nuove unità operative né nuovi posti letto nel project financing. Sono sciocchezze perché il programma sanitario parla chiaro, vi è l'intenzione di costituire un DEA di secondo livello in connessione funzionale tra Chieti e Pescara e dunque ci sarà un lavoro della Giunta regionale con un gruppo di lavoro scientifico e tecnico che realizzerà questo grande obiettivo perché l'Abruzzo ne ha bisogno e la Regione Abruzzo merita un DEA di secondo livello. È il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, a guidare il fronte del no al CDA dell'ACA, la società consortile che gestisce l'erogazione idrica di 64 comuni nel Pescarese, nel Chietino e nel Teramano. La prossima settimana ci sarà la nuova assemblea dei soci in cui si discuterà dei curricula presentati per diventare componenti del consiglio di amministrazione. Intanto il centrodestra prepara la battaglia per continuare ad avere l'amministratore unico. Sentiamo le ragioni proprio del sindaco Di Primio nell'intervista realizzata da Vestina News all'incontro di ieri pomeriggio a Città Sant'Angelo. Contro un ritorno al passato dell'ACA che vede tornare i partiti in campo, le segreterie che decidono chi far diventare amministratore dell'ACA. Abbiamo già vissuto quella stagione, l'abbiamo vissuta con i tanti debiti, anche con le azioni giudiziarie che hanno visto coinvolta l'ACA. Abbiamo ottenuto 3 anni fa con un gruppo di sindaci, anche trasversalmente sotto il profilo politico, di avere un amministratore unico che in 3 anni ha fatto in modo che l'ACA potesse in qualche modo risollevarsi. Adesso il cammino però è soltanto a metà. Noi avremmo voluto continuarlo, ma qualcuno ha pensato che spartirsi 3 poltrone di CDA possa essere più utile che fare una buona amministrazione e costruire il bene comune per le nostre città e per i nostri paesi. Questo è un no a una cosa che non comprendiamo, veramente scandalosa, cioè la legge Madia dice che non bisogna fare i consigli di amministrazione, l'ex amministratore unico di Baldassarri aveva lavorato benissimo, aveva tirato l'ACA fuori da una palude piena di debiti, invece non riusciamo a capire perché i sindaci di centrosinistra hanno votato contro il rinnovo dell'amministratore unico. Riteniamo che l'amministratore andava confermato, che il progetto andasse concluso e che la strada intrapresa era quella giusta. Ecco, oggi questo incomprensibile tentativo di andare contro forse una, se non l'unica, realtà alla quale la politica può guardare con orgoglio e soddisfazione. Una società pubblica che ha ripreso a funzionare, che è in grado di fare investimenti, viene messa in discussione inspiegabilmente. Nessuno vuole dire le vere, reali e forse inconfessabili motivazioni che sono alla base di questa iniziativa che davvero a questo punto noi non possiamo che denunciare come deleteria per tutti i cittadini. Si terrà questa sera la direzione del PD a Pescara, all'ordine del giorno la riassegnazione delle nuove deleghe nella giunta Alessandrini. Deleghe revocate in comune a Pescara, sono ore importanti queste per il futuro della nuova giunta Alessandrini, si parla di faide interne al PD, di poltrone. Dice soprattutto ovviamente nel gioco delle parti l'opposizione, e qual è la verità? Ma non c'è nessuna faida nel partito, c'è soltanto l'esigenza al comune di Pescara da parte del sindaco ma di tutta la maggioranza e del partito, l'esigenza è quella di ridare un nuovo impulso all'azione amministrativa della città di Pescara, del comune, secondo poi il programma di mandato che insomma è stato approvato all'inizio della consigliatura. Si tratta solo di mettere a punto una squadra, una strategia che possa dare poi i risultati che sono quelli di portare a termine i compiti più importanti e anche risolvere i problemi di questa città. Questa è l'iniziativa che si sta portando avanti. Oggi ci sarà l'assemblea del Partito Democratico di Pescara, si discuterà serenamente, ma si discuterà soprattutto delle linee politiche e programmatiche, cioè di cosa fare per i cittadini, e non è un problema assolutamente né di poltrone né di sgabelli. Qualche assessore però probabilmente, anzi quasi certamente, non verrà riconfermato, poi d'altronde sempre nel gioco delle parti bisognerà tra virgolette accontentare le varie anime del centro-sinistra.
Ma questo è, come dire, appannaggio totalmente del sindaco, perché sapete tutti che la nomina di assessori o la revoca è un suo, diciamo, una sua prerogativa, perché sono collaboratori del sindaco, certamente si terrà conto di tante altre cose, ma insomma alla fine quello che è il compito del partito è di delineare e indicare quali sono le strategie a medio e lungo raggio, lungo termine, per il bene esclusivamente della città e dei cittadini di Pescara. Continua la battaglia tra la Regione Abruzzo e la Santa Croce S.P.A. Lunedì sarà riconsegnata la sorgente che viene utilizzata per l'imbottigliamento, mentre l'imprenditore molisano Colella annuncia una richiesta di risarcimento danni. Chiederà i danni di immagine alla Regione Abruzzo, la società Sorgente Santa Croce S.P.A. di Canistro. Lunedì 3 ottobre è fissata la riconsegna da parte della società della sorgente alla Regione. In una nota, Camillo Colella, patron della Santa Croce, marchio nazionale di acqua minerale che si produce proprio a Canistro, sostiene che la società non si sia mai rifiutata e abbia sempre collaborato nei sopralluoghi alla riconsegna della sorgente. Non ci siamo opposti neppure quando, si legge nella nota, hanno tentato di confondere le pertinenze con le proprietà private. Tra la sorgente Santa Croce S.P.A. infatti e la Regione Abruzzo è in atto un braccio di ferro e un contenzioso legale. L'imprenditore molisano ha ribadito l'intenzione di chiedere risarcimenti milionari all'ente regionale per i danni di immagine patiti alla luce delle vessazioni subite dalla Regione, si legge, che ci perseguita dopo averci negato la concessione e la proroga, adducendo irregolarità del DURC che abbiamo invano chiarito. Intanto la società Santa Croce ha avviato le procedure di mobilità per i 75 dipendenti dello stabilimento. Colella poi smentisce che siano stati apposti i sigilli lo scorso mese di ottobre. Sulla riconsegna che la Regione Abruzzo diceva essere ostacolata dalla società Santa Croce rispondono i legali di Colella, che sostengono che nessuno ha mai ostacolato o reso più difficoltose o ritardato le attività di restituzione del giacimento e delle sue pertinenze alla Regione Abruzzo, come asserito invece in alcune comunicazioni della Regione stessa. Intanto lunedì si procederà alla riconsegna e la società Santa Croce fa sapere che, come richiesto dalla Regione, metterà a disposizione il proprio personale tecnico necessario alle operazioni di riconsegna della sorgente. Beh, l'unica preoccupazione è quella di salvaguardare i posti di lavoro e di salvaguardare un'attività così importante che porta anche il nome dell'Abruzzo. Sono positivi i dati che vanno a fare il resoconto dell'operazione Mare Sicuro appena conclusa dalla direzione marittima Abruzzo e Molise. Numeri in calo anche e soprattutto per i decessi. Numeri positivi per l'operazione Mare Sicuro 2016, conclusa nei giorni scorsi dagli uomini della direzione marittima Abruzzo e Molise, lungo il tratto di mare che va da Martinsicuro in provincia di Teramo a Termoli in provincia di Campobasso fino alle isole Tremiti. Le vittime della scorsa estate per incidenti in mare sono state 34, di cui 16 per annegamento, in meno rispetto ai 72 decessi del 2015. I controlli da diporto sono stati 3.135, con 67 illeciti amministrativi riscontrati. Poi ci sono stati 25 soccorsi ad unità di diporto rispetto ai 43 dello scorso anno. I controlli riguardanti il demanio marittimo sono stati 5.149 con 40 illeciti. I controlli sulla pesca e antinquinamento invece sono stati 5.411 con 94 illeciti sulla balneazione, 67 sul diporto, 31 sulla pesca, 16 sul codice della navigazione e 146 per altre infrazioni. Infine sono stati rilasciati ai diportisti 355 bollini blu. I numeri dicono che sono sostanzialmente positivi, nel senso che c'è una diminuzione per tutti quelli che sono i numeri negativi. E appunto mi riferisco non soltanto ai decessi, ma anche al tipo di verbali che vengono, al tipo di sanzioni, al numero delle sanzioni. E sta a significare che c'è una maggiore consapevolezza sicuramente da parte di chi va al mare o di chi va in mare con la barca per diporto della necessità di andarci preparati, non andare così all'avventura, non sottovalutare i pericoli che il mare può costituire, può presentare.
L'unità operativa complessa di chirurgia pediatrica a Pescara è stata dotata di un nuovo kit per la chirurgia laparoscopica acquistato dall'Associazione Corale Musicale di Original Newport Gospel Singers di Pescara. Il kit permetterà di implementare da un punto di vista qualitativo l'approccio mini-invasivo nei pazienti pediatrici con conseguente riduzione del tempo di ospedalizzazione. Sanità in difficoltà economiche, esigenze nuove e più complesse grazie allo sviluppo della tecnologia e il bisogno di garantire servizi sempre più precisi e soddisfacenti per i pazienti. Un dilemma che sempre più spesso trova soluzioni nella solidarietà, proprio come al reparto di chirurgia pediatrica di Pescara. Una cosa che a noi in età pediatrica era particolarmente utile, erano degli strumenti ancora più miniaturizzati, in maniera che attraverso non più diciamo così, taglietti di 5 mm, ma taglietti più piccoli ancora, di meno di 3 mm, noi riusciamo a inserire nella cavità del bambino, chiaramente più il bambino è piccolo, più questo è un atto meritorio, riusciamo a inserire degli strumenti che ci permettono poi di eseguire l'intervento altrettanto bene che con gli strumenti più grandi, che sono ottimi per l'adulto. Un coro gospel che con la sua potente voce riesce a tirare a sé i piccoli pazienti di Pescara, incuriositi e soprattutto distratti per qualche istante dalla degenza in ospedale. 50 elementi che da 10 anni si occupano di offrire spettacolo per raccogliere fondi destinati a chi vive disagio e difficoltà. Il progetto del cuore che la nostra associazione organizza ormai da 10 anni, proprio in questa occasione il nostro decennale ha pensato proprio a chirurgia pediatrica, perché negli ultimi anni soprattutto abbiamo raccolto le esigenze dei bambini, per cui sapevamo di questa esigenza e abbiamo pensato di dedicarci e portare a termine questo progetto con non solo il concerto che è la parte iniziale, ma poi seguire tutto l'iter per consegnare in questa giornata questo materiale fondamentale, innovativo. Parte da Piazza Salotto a Pescara la campagna di prevenzione dei disturbi dell'udito Nonno Ascoltami. Quest'anno l'attenzione è puntata non solo sugli over 65 ma anche sui giovani. 7 milioni di italiani soffrono di problemi di udito. Ogni giorno 30 persone scoprono di avere questo disturbo, un problema che colpisce 2 persone su 3 di età superiore ai 65 anni. Per il 7° anno consecutivo torna Nonno Ascoltami, l'iniziativa che vede scendere nelle piazze staff e medici per offrire controlli gratuiti. Quest'anno saranno 28 le piazze coinvolte in 8 regioni d'Italia per un numero di screening previsto di 10.000 persone. Pescara, Chieti e Sulmona apriranno il calendario domenica 2 ottobre, tutti in piazza dunque dalle 10 alle 19. La nostra campagna, che è l'unica campagna nazionale di informazione e sensibilizzazione su problemi di udito, forse sta creando appunto una nuova cultura della prevenzione proprio del problema di udito. L'abbiamo detto tante volte, ma vale la pena ripetere, un problema di udito trascurato porta all'isolamento sociale, che è una cosa ben più grave di una semplice patologia. Ecco perché la nostra battaglia, che un po' porta gli ospedali in piazza, porta il volontariato in piazza a sconfiggere quella che è di fatto una vera e propria epidemia sociale, perché i numeri sono altissimi e sono crescenti e riguarderanno anche i tanti teenager che portano le cuffiette. Ecco perché uniamo le forze, scendiamo in piazza in una giornata di festa, in occasione della festa dei nonni, proponiamo controlli gratuiti dell'udito e consigli da parte dei nostri specialisti dei vari ospedali partecipano, che aderiscono all'iniziativa, e in modo da unire, da creare un evento sia sanitario che sociale. Secondo gli studi cambia anche l'età di chi ha problemi all'udito, perché cambiano le abitudini sociali e anche le città diventano più rumorose. Visto che parliamo di prevenzione, e la prevenzione va fatta soprattutto in una fascia d'età più bassa rispetto ai fatidici 65 anni, che rappresentano il limite oltre il quale è indispensabile fare una visita autoiatrica e un esame audiologico accurato, al fine di mettere in evidenza quella che noi chiamiamo presbiacusia. Tra i giovani purtroppo il fenomeno sta creando molti problemi, lo sappiamo,
perché le abitudini voluttuarie in quest'età danno poi dei problemi che vengono messi in evidenza in età più avanzate, e quindi è indispensabile sottoporsi a una visita otoiatrica al fine di mettere in evidenza proprio possibili patologie. Torna a nuova vita la piscina provinciale di Pescara. La struttura di recente è stata soggetta a dei lavori ed è stata inaugurata questa mattina. Sarà gestita dalla WISP Abruzzo e Molise, dal club acquatico. È una soddisfazione che la città di Pescara, che la provincia di Pescara possa contare su un servizio efficiente, efficace e soprattutto di prossimità agli abitanti di questo luogo, e noi siamo sicuri che l'ATI, che ha vinto questa gestione, sarà all'altezza per consentire a tutti un servizio appunto altamente qualificante e di qualità. Noi siamo anche in sintonia con la preside Lentinio del Volta, e i ragazzi del Volta, come da accordi presi, saranno loro ad avere, diciamo, la priorità la mattina e a seguire tutto il giorno tutti gli altri che vorranno beneficiarne. Abbiamo una serie di, diciamo, tecniche di efficientamento che porteranno appunto a una performance di qualità per tutta la struttura e per tutta la provincia. Sarà anche una struttura idonea per allenare atleti all'agonismo, e di questo siamo soddisfatti perché abbiamo degli atleti che hanno vinto delle Olimpiadi importanti come Barcellona, e quindi siamo in questo anche soddisfatti, perché diamo un servizio di qualità. L'assessorato alle politiche sociali di Pescara, del comune di Pescara, ha promosso la prima edizione del mese dell'affido e dell'accoglienza. Obiettivo è sensibilizzare tutti ad una cultura proattiva sul territorio. Si chiama mese dell'affido e dell'accoglienza, si parla di politiche sociali in questo quadro, il comune di Pescara, e allora qual è l'obiettivo e soprattutto le categorie interessate? Riguarda naturalmente tutte le famiglie, ma soprattutto i bambini che sono affidati a famiglie che appunto decidono di mettere a disposizione il loro tempo, la loro casa, il loro amore per loro. È importante il tema dell'affido perché oltre alla banalità, come dire, di abbattere i costi che invece le comunità costano ai comuni, si affidano i bambini a famiglie vere, a persone disponibili, a chi appunto mette a disposizione se stesso per far sì che il bimbo possa avere una crescita sana, una crescita felice e serena. Nel momento in cui una famiglia decide di prendere in affido un minore, viene lasciata da solo oppure la regione e anche il comune si preoccupano di un percorso? Noi abbiamo intanto aperto con una delibera di giunta proprio un tavolo sull'affido per mettere in comunicazione tutti i comuni e appunto per far sì che ci sia una politica unitaria sull'affido, linguaggi simili, modalità simili. È chiaro che la famiglia che decide di essere una famiglia affidataria, quindi di prendere un bambino, passa attraverso dei percorsi a volte complicati, ma comunque, come dire, deve essere sostenuta, quindi non solo essere sostenuta nel momento proprio stesso dell'affido, ma proprio in tutto il percorso del bambino e della famiglia stessa. Di fatto questo mese servirà per sensibilizzare i cittadini che vogliono aprire la loro casa, la loro famiglia a bambini che hanno avuto più bisogno, perché, come dire, l'amore non toglie niente, ma anzi si moltiplica. Dopo essere riuscito a intercettare fondi dalla regione, il comune di Giulianova ha aumentato il numero delle ore di apertura degli asili nido comunali, lo ha annunciato il vice sindaco Cameli. È un servizio aggiuntivo molto importante che riusciamo a dare alle famiglie giugliesi che usufruiscono dei servizi di asilo nido a Giulianova. Mi preme sottolineare ovviamente l'importanza della scelta che ha fatto la nostra amministrazione, cioè quella di tenere innanzitutto i due asili pubblici. E poi durante quest'estate abbiamo partecipato a questo bando regionale presentando un progetto di ampliamento dell'offerta formativa degli asili nido. Abbiamo intercettato i fondi.
fondi, quindi ci sono stati assegnati 65.000 euro con una compartecipazione da parte del Comune di circa 5.000 euro, e questo progetto prevede l'apertura dell'asilo nido un'ora oltre la chiusura normale, quindi oltre dalle 18 andrà a chiudere alle 19. E cosa importante, anche diciamo innovativa, cosa che non è mai accaduta negli altri anni, prevede l'apertura durante le feste di Natale e di Pasqua. Cosa vuol dire? Vuol dire che negli anni passati la chiusura degli asili nido coincideva con le chiusure scolastiche, quindi chiudeva qualche giorno prima della vigilia di Natale e riapriva dopo l'Epifania. Anche in seguito a diverse richieste che noi abbiamo avuto da parte delle famiglie, abbiamo pensato proprio di presentare questo progetto, quindi aprire sia durante le vacanze di Natale che durante le vacanze di Pasqua, in maniera tale da garantire alle famiglie un ulteriore servizio aggiuntivo. E ora la pagina dello sport, parliamo subito di Serie A con il Pescara che tra poche ore alle 18 sarà impegnato allo stadio Adriatico Cornacchia nel primo anticipo della settima giornata contro il Chievo Verona. Non ci sarà Zampano, per cui ieri la Corte Sportiva d'Appello ha confermato le due giornate di squalifiche inflitte dal giudice con la prova TV. Mancheranno anche Gionber, Baibek e Pepe. Andrà in panchina il difensore Coda. Pescara con la novità Ray Manai in attacco, Manai sostenuto dai trequartisti Caprari e Benalì. Nel Chievo manca a Cacciatore, quasi certamente Meggiorini e Inglese giocheranno in attacco con il sostegno di Birsa nel ruolo di trequartista, e poi Dainelli e Cesar favoriti per due maglie in difesa. Andrà in panchina a questo punto Gamberini. Ascoltiamo come presenta la partita alla luce del momento del Pescara il centrocampista Alessandro Bruno. Alessandro Bruno, allora sei giornate di campionato, Pescara in attesa di questa prima vittoria almeno sul campo della stagione, ha detto il vostro capitano Memusciai che questa attesa non deve però essere vissuta in maniera nervosa, la prima o poi la vittoria arriverà. Sì, esatto, ha ragione Ledian, in queste prime partite di campionato abbiamo fatto molto bene anche se abbiamo raccolto poco, dobbiamo continuare su questa strada perché solo in questo modo possiamo riuscire a fare punti e riuscire ad ottenere quello che ci siamo prefissati. Dobbiamo continuare così, con la speranza che comunque la fortuna ci accompagni in qualche circostanza. Ma sì, questa è la mia prima stagione in Serie A, il mister sa che può contare su di me, quindi io sono a completa disposizione del mister e della società quando ritiene più opportuno farmi giocare, per me è sempre un piacere, comunque cerco sempre di dare il massimo durante gli allenamenti perché solo così puoi avere qualche chance per poter giocare la domenica. Per me non è un problema che fino ad ora ho giocato quasi diciamo zero, però l'importante è essere sempre presenti e sempre pronti a dare il massimo in qualsiasi circostanza. Che campionato ha trovato Alessandro Bruno? Campionato di Serie A ovviamente. È un campionato molto difficile, sono giocatori di qualità, squadre compatte, squadre all'altezza della situazione, giocatori estremamente competitivi, e sbagliano poco in qualsiasi circostanza, in qualsiasi momento della partita, quindi ci vuole massima competitività, massima attenzione e ripeto anche quel pizzico di fortuna che non guasta mai. Col Chievo sabato parlavamo di vittoria, proverete ovviamente a portare a casa questi tre punti, ma non è una gara semplice come qualcuno potrebbe immaginare. Esatto, è una gara molto difficile perché il Chievo l'anno scorso ha totalizzato oltre 50 punti, quindi è una squadra che ci sa stare in Serie A, sa come si gioca, quindi noi scenderemo in campo come siamo scesi le altre partite, se per dare il massimo e per cercare di vincere, sia come abbiamo fatto sia con il Napoli, con l'Inter e come tutte le altre partite, quindi quella deve essere la nostra mentalità e la nostra forza. E chiaramente vi rimandiamo all'appuntamento con Diretta Stadio nel pomeriggio a partire dalle 17.30 per seguire appunto la cronaca di Pescara Chievo e poi le dichiarazioni nell'immediato post partita in diretta dall'impianto pescarese in mix zone nella sala stampa. Parliamo ora di Lega Pro perché sta per avere inizio allo stadio Druso di Bolzano il match tra Sud Tirolo e Teramo. Teramo che cerca un blitz esterno che manca dallo scorso mese di gennaio. Ci sono le formazioni ufficiali, vediamo la distinzione.
quinta. Il tecnico biancorosso Nofri non ha cambiato l'assetto della squadra, che è appunto lo stesso visto sabato scorso contro il Fano, lo stesso che ha portato la prima vittoria in campionato. Dunque Rossi tra i pali, in difesa da destra a sinistra Scipioni, Caidi, Speranza e Dorazio. A centrocampo, sempre da destra a sinistra, ci sono Petrella, Ilari, Steffè e Boulevardi, coppia d'attacco composta da Jefferson e Sansovini. In panchina Calore, Capitano, Peterman, Altobelli, Di Paolo, Antonio, Croce, Magnanelli, Cericola, Forte e Sales. Manganelli, in realtà c'è un refuso sulla distinta. Per il Sud Tirol invece 4-3-3 con Marcone tra i pali, in difesa Sarzi, Puttini, Dinunzio, Bassoli e Tait. A centrocampo il fratello d'arte Kenneth Obodo con Fink e Furlan. In attacco non c'è Liozzi, bensì c'è Sparacello al centro, ai suoi fianchi Ciurria e Tulli. In panchina Fortunato, Martinelli, Vasco, Baldan, Cia, Liozzi, Spagnoli, Torregrossa, Brugger e l'ex biancazzurro, l'ex Pescara, Packer. Andiamo ora a chiudere con un ultimo servizio e parliamo di basket. Domani alle 18, prima giornata per il campionato di Serie B, il Campli Basket esordirà tra le mura amiche del Pala Borgognoni contro il Globo Isernia. Tutte le partite casalinghe saranno visibili a partire dalle 21.30 di domenica sul canale 287 del digitale terrestre di TV6. Il presidente Emiliano Impaloni, alla vigilia del debutto, illustra alcune iniziative sociali varate dal club. In questi giorni abbiamo stipulato un accordo con il Comune di Campli, grazie all'assessore Valentina Di Francesco, in cui diamo la possibilità a tutte le famiglie impossibilitate economicamente ad assistere alle nostre partite interne gratuitamente. Inoltre diamo la possibilità ai figli di partecipare ai corsi di mini basket e del settore giovanile a titolo gratuito. Diciamo che il Campli Basket da anni è vicino al sociale, e infatti quest'anno nel mese di agosto abbiamo rinnovato per il quarto anno di fila il protocollo con l'AISM, l'Associazione Sclerosi Multipla di Teramo. Siamo la prima squadra di pallacanestro in Italia a portare questo marchio, quindi siamo sempre più vicini al sociale. Domani è la prima partita di campionato, come tutte le prime partite sicuramente sarà una partita importante da vincere, quindi ci teniamo a fare bene. L'invito è chiaramente rivolto a tutti i tifosi del Campli Basket, e non solo, di essere presenti domani alle 18 al Pala Borgognoni per questa bellissima sfida. Finisce qui la prima edizione del TG6, quest'oggi ci sarà una seconda edizione particolare in forma ridotta e andrà in onda in anticipo rispetto al solito, non alle 19 ma intorno alle 18.50, comunque alla fine del primo tempo della partita Pescara-Chievo ci fermeremo con diretta stadio e andremo con una forma ridotta del TG6 che poi tornerà con la classica edizione delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.